Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parleremo di riscaldamenti. Ragazzi, questo non è altro che una fonte, ragazzi, di riscaldamento ad alta tecnologia. Come vedi è flessibile, sono dei fogli di vinile, in lunghezza varia in base a cosa ti serve, vai ad acquistarlo. Sotto in descrizione ti lascio il link diretto dove puoi andare a leggere tutte le caratteristiche e tutti i dati. Ragazzi, sono dei fogli, abbiamo detto, di vinile, ok, flessibile, con alimentazione diretta 230 volt e dimmerabile. Ragazzi, sapete cosa significa questo? Che grazie a quello, ok, tu lo posizioni sia sul pavimento e poi sopra cosa fai? Sopra vai a costruire la pavimentazione, per esempio in parquet. Sono sottilissimi e hanno una struttura composta circa così: 1, 2, 50 centimetri di larghezza per la lunghezza che varia in base poi alla tua necessità. Vanno alimentati, per esempio, facciamo 100 centimetri, cioè un metro. Qua 50 centimetri. Per tutta la lunghezza abbiamo queste linee che tu vedrai dalle immagini. Perfetto. Queste, ragazzi, sono tutte resistenze. Ok? Sono queste quelle che vanno veramente a creare il calore. Poi sui laterali abbiamo due strisce di rame, ok, dove tramite dei morsetti metallici andrai a mettere qui fase e neutro. Perciò, come dicevo, collegabile direttamente alla 230 volt. Però ragazzi, se io vado a mettere direttamente 230 volt, diretto, questo mi viaggia al massimo, cioè è sempre al massimo della sua potenza. Per ovviare a questo e per avere un sistema di riscaldamento con temperatura regolabile, cosa si può utilizzare? Si possono utilizzare dei circuiti, ok, che possono avere per esempio la rotellina qui, che ti permettono di dimmerare con magari un pulsantino. Ti lascio comunque tutto sotto in descrizione, link al dimmer, questo qui 220 o termostato. E hai il pannello flessibile riscaldante, hai i connettori, tutto sotto. Perciò questo è il termostato manuale. Ok, entra 200, mettiamo il caso di collegarlo ovviamente alla fase, giusto? Qui lo colleghiamo qui, questa è la fase. E qui c'è il neutro. Andiamo a costruire il cablaggio. Ok, qui L e N. Poi c'è anche il filo di terra, ma va bene. Fase neutro. Cosa succede, ragazzi? Che dal momento in cui io vado a cliccare sul tasto on, io farò scorrere energia elettrica dentro questo circuito. I componenti attivi sono, come abbiamo detto, questi piccolissimi resistori a striscette. Ragazzi, il funzionamento è simile al riscaldamento dell'1.8 della nostra auto. Cioè, nella parte posteriore, ok, che cosa abbiamo?
abbiamo delle strisce nere connesse all'impianto elettrico della vettura. Quando noi andiamo a sbrinare, cioè abbiamo il lunotto posteriore tutto appannato, cosa facciamo? Clicchiamo lì sopra il tasto e facciamo scorrere energia elettrica 12 volt. Che cosa fa? Quell'energia elettrica, quando entra dentro questi componenti attivi, cosa fa? Genera calore. Questo calore, mettendoli per esempio a terra, si disperde salendo verso l'alto. Anche se andrai sopra a coprirla col del parquet, avrai sempre comunque calore che sale verso l'alto. Ragazzi, stiamo parlando però non di 80, 90, 100, 200 gradi. Attenzione, parliamo sempre di un quarantina di gradi, ecco, non oltre. Tutto sempre e comunque regolato dal termostato. Esistono in commercio termostati intelligenti che puoi andare anche a mettere delle sonde se magari per un malfunzionamento la temperatura sta salendo troppo. Ma ragazzi, non succederà. Perché? Perché questi moduli, queste resistenze sono costruite per funzionare a 230 volt per emettere, ok? Più calore, cioè arrivare a 90, 100 gradi, 200 gradi, oltre che si scioglierebbe tutto andando pure forse a fuoco, ma bisognerebbe dare più tensione in ingresso. Cioè, se io do 230 volt, la temperatura massima che può andare a emettere questo film riscaldante è quella standard, che comunque ragazzi esistono vari modelli e va quando sotto cliccherai nei link e sappi che ogni modello ha un datasheet differente. Stavamo dicendo questo, che mandando a montare il termostato potrai andare a regolarti la temperatura e il calore in uscita da questo modulo riscaldante. Consumo circa 200-220 watt per metro quadro e puoi anche montarli a muro, a parete, non solo a pavimento, ma anche a parete come dei termosifoni. Ti spiego come. Prendi il film, lo applichi su una struttura liscia, metti davanti una copertura, per esempio in cartongesso, in legno, ben diciamo rifinita, dai accensione al tuo termostato e quello ti darà calore, ragazzi. Ti uscirà calore dalla parte superiore, perché ovviamente devi lasciarlo aperto e così potrai riscaldare casa in maniera semplicissima. Ragazzi, per questo video è tutto. Nel frattempo hai visto scorrere delle immagini. Se sei interessato comunque a consulenze, io sono un perito elettrotecnico, mi occupo anche di consulenza energetica, perciò se hai necessità di un impianto fotovoltaico, per esempio, stai cercando dei pannelli solari fotovoltaici, sappi che io posso aiutarti. Pannelli solari, ragazzi, di ultimissima generazione. PERC. Tutto ciò che abbiamo visto è elettrico. Utilizzando la rete Enel o del gestore chi che sia, ci comporta dei costi, ragazzi. Ma se l'energia elettrica ce la autoproduciamo, noi possiamo davvero, grazie a questo, avere riscaldamento in tutta la casa, senza caldaie, senza gas, senza pagare tanti, tanti soldi all'ente fornitore energetico. E costano, non dico poco, però sono mediamente convenienti. Per questo video è tutto, dal bunker di Fox, ragazzi, è tutto. Lasciami un commento, fammi sapere cosa ne pensi, dimmi se conoscevi questi prodotti
dimmi se ti piacciono, se già li usi, dimmi ciò che vuoi sotto in descrizione, così da aiutarmi anche a far crescere il canale. Più commenti avranno i video, più YouTube li manderà in alto. Perciò, se vuoi aiutarmi, se ti sono simpatico, se il mio lavoro ti piace, fammelo sapere scrivendolo sotto. Iscriviti al canale, un like, mi raccomando, la campanella attivala su tutte le notifiche. Ciao e al prossimo video.